Ascoltatori, siamo con il dottor Bacco di Meliam, un'azienda importante in Italia, e adesso ci spiegherà bene bene di che cosa si occupa. Restiamo nell'ambito della sicurezza del lavoro, e questo è uno dei temi fondamentali. Il lavoro ripartirà, ma come ripartirà e se ripartirà, quali sono gli strumenti che le aziende del settore come voi metteranno in piedi per assicurare un futuro alle grandi aziende italiane? Allora, noi abbiamo fatto uno schema confrontandoci con l'unità di crisi per definire quali sono gli obblighi di tutte le aziende che stanno per ripartire adesso. Dobbiamo chiaramente dividere le aziende che tecnicamente sono in regola, quindi hanno già adempiuto a tutti i meccanismi della sicurezza, e quindi lì valutiamo solo una serie di aggiornamenti. Vediamoli, schematizziamoli. Punto 1. Tutti gli imprenditori devono andare ad inserire nel loro documento di valutazione dei rischi il rischio biologico per Covid, perché chiaramente è un rischio che non c'era prima e va integrato. Punto 2. Tutti i dipendenti devono fare un corso di formazione specifico per quel che riguarda il rischio Covid, come comportarsi, come muoversi in azienda, come seguire tutte le procedure. Punto 3. Le aziende devono sanificare gli ambienti. Sulla sanificazione è chiaro, diciamo che non c'è un'estrema chiarezza, soprattutto per quel che riguarda le scadenze, però è importante in ogni caso ricordare che le aziende devono sanificare. Questo perché anche da un punto di vista di difesa nei confronti di un ente di vigilanza rappresenta per loro comunque una carta in più per giustificare di aver seguito tutti gli adempimenti. E il quarto punto è l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, cioè bisogna utilizzare alcuni dispositivi, i principali sono le mascherine, i guanti, per quanto riguarda aziende aperte al pubblico, il plexiglass o comunque dei divisori che permettono di evitare un distanziamento eccessivo e quindi di poter parlare più vicini, però separati, e chiaramente tutto quello che è il gel sanificante. Quindi aggiornamento del DVR, realizzazione dei corsi di formazione, sanificazione che può essere realizzata serenamente una volta anche al mese, poi dipende, è chiaro, dai tipi di attività, però una volta al mese, una volta ogni 2 mesi, soprattutto all'inizio, e poi dispositivi di protezione individuale. L'unità di crisi ha dato questo tipo di indicazioni base. Oggi è uscito un articolo importante del Sole 24 Ore che perché, come lei ben sa, la patologia da Covid è stata immediatamente individuata sia come infortunio sul lavoro, sia anche come patologia professionale. Allora, il Sole 24 Ore ha fatto questa specifica, chiaramente riportando alcune circolari ministeriali, che dice, e questo è molto importante, che se il datore di lavoro segue quelli che sono i protocolli del governo e quindi indicati dalle strutture sanitarie, perde la responsabilità nel caso si dovesse verificare la patologia da Covid. Quindi conviene sicuramente farlo. Sicuramente farlo sì, perché tutto quello che viene nel mondo del lavoro poi ha un impatto nella vita familiare, nella vita, quindi ha un impatto poi indiretto, ma anche su altri settori, insomma. Quindi se una persona si ammala nell'ambito lavorativo, crea danni al suo datore di lavoro, che poi dovrà trovare il sistema di indennizzare. Danni alla famiglia, danni poi, non so, ai ragazzi, se uno ha moglie e figli che magari possono infettare altri ragazzi nelle scuole o nei loro posti di lavoro. Quindi è una catena molto importante questa qui della sanificazione degli ambienti di lavoro. Però anche qui mi sembra che ci siano un po' di speculazioni in atto. Ecco, qual è il modo Sì. migliore per sanificare? Allora, noi abbiamo una fortuna, lavoriamo per questa società di proprietà americana che si è molto diffusa sul territorio italiano, abbiamo all'incirca 41 uffici e quindi abbiamo potuto vedere sul mercato italiano quali sono i prezzi. E soprattutto all'inizio, come ha detto bene lei, venivano utilizzati anche dei prodotti che poi il governo non ha riconosciuto, tipo quelli che possono essere dei sanificatori a base di ozono. In questo momento il governo non li riconosce, ora
c'è sempre questa disputa, ma è vero o non è vero, però noi ci dobbiamo attenere alle leggi, perché se poi c'è un controllo da parte dei carabinieri del lavoro, dell'ispettorato, dell'ASL e non viene riconosciuto, chiaramente il datore di lavoro viene sanzionato. Allora, che cosa succede con le sanificazioni? Noi abbiamo visto, abbiamo fatto una ricerca che è stata anche riportata da molte testate nazionali, per cui abbiamo visto che al nord in alcuni punti abbiamo dei prezzi folli, al sud in alcuni punti abbiamo dei prezzi che sono ridicoli. Allora, una sanificazione seria costa, diciamo, tra 1,50 euro e 2 euro per metro quadro. È chiaro che non si può generalizzare perché ci sono strutture che sono un poco più complesse, però abbiamo questa indicazione di massima. Perché? Al di sopra c'è una speculazione che non è giustificata, al di sotto però è pur vero che si va su dei costi che dimostrano che tu in realtà la sanificazione non l'hai fatta, perché non puoi prendere di meno di quello che ti costa il liquido sanificante. Quindi io quello che invito a dire a tutti, per carità vado anche un po' contro di noi, no? Che noi oggi seguiamo in Italia circa 53.000 aziende, abbiamo un bellissimo ufficio a Varese dove che ci dà tantissime soddisfazioni con dei rappresentanti di altissimo livello. Noi chiediamo sempre, diciamo sempre agli imprenditori, che il servizio deve essere sempre adeguato, il costo deve essere sempre adeguato al servizio. Se è troppo basso, troppo alto, non può essere accettato. Quindi, più o meno 1,50 euro, 2 euro al metro quadro, penso che sia un costo in linea di massima corretto. Che poi per alcune attività mi vengono in mente i dentisti, la sanificazione è la regola, voglio dire, come non so, per la Certo. ristorazione, ad esempio, anche Sì. lì si annidano tanti problemi. Ma noi Quindi. abbiamo anche dato la possibilità alle aziende. Ci sono alcune aziende che possono sanificare una volta ogni tanto. Poi, come diceva lei, ci sono delle realtà invece che della sanificazione devono fare un po' la base della loro attività. In quel caso, noi della Meliam abbiamo dato questa possibilità a un consiglio, cioè abbiamo detto, noi possiamo, invece di farvela fare ogni volta, perché comunque ha un costo, a quel punto, tipo un hotel che deve sanificare con una frequenza estremamente ravvicinata, allora noi abbiamo realizzato tre tipi di prodotti certificati e registrati al Ministero, a partire da 590 euro, 6,90 e 7,90, che sono dei sanificatori. Allora cosa diciamo? Comprati il sanificatore e fatela tu ogni volta che vuoi. Cioè, perché se no ogni volta comunque poco poco ci devi dare quei 200-300 euro per i 100 metri quadri. 2 volte te la sei pagata, però a quel punto la puoi fare tutte le volte che vuoi. Se hai un hotel puoi sanificare pure 10 volte una stanza, nessuno ti costringe, insomma, te la gestisci tu. Secondo me questo è il futuro, perché chiaramente altrimenti la spesa diventa oggettivamente troppo importante. Immaginiamo ristoranti o hotel estremamente, o fabbriche, strutture, insomma, che si vanno a realizzare su spazi molto elevati, diventa una spesa che mette in ginocchio l'azienda. Sì, mi viene in mente gli aeroporti che hanno estensioni metri quadrati importanti, quindi dotare il personale di alcuni mezzi e naturalmente di alcuni prodotti, perché io noto che si usa un po' di tutto fino adesso, almeno è successo questo. Qualsiasi cosa andava bene per lavarsi le mani, e io dico non è così che deve funzionare, ma non funzionava così neanche prima, perché mi ricordo gente che si lamentava, per esempio, aveva le mani screpolate. Dico, ma che cavolo di detergente si usano? È proprio cose. Qualcuno addirittura poi diceva che si portava il detersivo da casa perché la sua azienda non glielo forniva, e dopo ci sono questi eccessi. Sì, Speriamo che queste cose vengano superate. Ma poi questi prodotti chimici. Si trovano in commercio, ci sarà la garanzia che si troveranno anche più avanti, c'è una. ma devo dirle, al di là diciamo, della carenza che si è verificata nell'ultimo mese legata all'alcol denaturato, che oggettivamente c'è stato un vuoto perché se ne è consumata una concentrazione elevatissima rispetto al passato in pochissimo tempo. In realtà questi prodotti chimici, siccome sono abbastanza variegati, abbastanza strutturati, sono di facile ritrovamento. Almeno noi oggettivamente non abbiamo nessun tipo di difficoltà, abbiamo i magazzini che sono pieni,
ma questo penso che valga per tutte le aziende come la nostra, quindi non ci sono grandi difficoltà. I prodotti, l'importante è che rientrino in quella che è la lista indicata dal Ministero, quindi è una lista abbastanza ampia, quindi voglio dire, ogni azienda può scegliere con una certa tranquillità quello che meglio preferisce o addirittura, meglio ancora, alternarli. Quindi se dovesse mancare un prodotto c'è un altro di sostituzione, Esatto, sì. perché adesso si sta verificando proprio questo, che tutti cercano l'alcol ed è finito l'alcol, però si può vivere anche senza l'alcol, cioè ci sono degli altri prodotti simili, bene o male, no? Ma sì, ma Sicuramente. guardi, l'esempio della mucchina, no? La mucchina all'inizio era finita, ma c'erano altri 200 prodotti come la mucchina, però tutti volevano per forza la mucchina. Vabbè, è chiaro che se tutti ci mettiamo a comprare 100 pezzi di mucchina al giorno, finisce. Oggi la mucchina, oggi praticamente quando giri, tutti si sono resi conto che sono prodotti che casomai costano pure di meno e sono anche più efficaci. Cioè, voglio dire, non c'è bisogno di fissarsi con un prodotto, anzi, il più delle volte variare il prodotto aiuta pure, perché la pelle casomai si rigenera più facilmente. E come diceva lei, è anche importante non esagerare, non è che dobbiamo stare lì a sanificare e disinfettarci 100 volte al giorno. Dobbiamo cercare di essere equilibrati, anche perché oggi, diciamo, la grande paura è passata, la grande frottola del governo dei 1.000 morti al giorno finalmente non la sentiamo più, e quindi cerchiamo di essere un atto più equilibrati come in tutte le cose della vita. Ecco, per purificare l'aria, perché poi c'è il problema che questi impianti di climatizzazione in teoria andrebbero cambiati i filtri, andrebbero puliti, però si fa e non si fa questa operazione perché viene a costare. Voi avete qualche soluzione, avete individuato qualche soluzione tecnologicamente avanzata, ma non a costi esagerati, perché ormai le aziende guardano tutto, eh. Sì, no, ma devono guardare tutto, è importante soprattutto in questo momento di difficoltà. Allora, ci sono dei prodotti, ora non voglio entrare diciamo, nello specifico, nel tecnico perché sarei noioso, chiaramente chi vuole qualche informazione in più ci può contattare sul sito www.medianspa.com. Però io devo essere sincero, in questo caso ritengo che la pulizia e la sostituzione dei filtri dei condizionatori sia un atto dovuto. Uno perché ha un costo non elevato, quindi permette alle aziende di affrontarlo senza grandi difficoltà, poi perché è estremamente efficace e perché poi è inutile che, ripeto, vado contro di noi, che ci date, che ne so, soldi a noi per purificare l'aria, però poi non cambiate i filtri dei condizionatori. Non è un comportamento corretto. Bisogna agire prima di tutto sui condizionatori. Poi, se qualcuno vuole qualcosa di ancora più efficace per quel che riguarda l'aria, sicuramente noi abbiamo tanti prodotti che tendono a sanificare, a renderla più leggera, più respirabile, casomai anche più ricca di ossigeno. Ce n'è per tutti, diciamo, per tutti i tipi. Ecco, è importante accertarsi della salute all'ingresso dell'azienda, però è importante che poi il lavoratore quando esca sia sano. Questi controlli sarebbe opportuno farli perché poi ci va di mezzo sempre il datore di lavoro comunque. E beh, certo, l'abbiamo detto prima, se il datore di lavoro oggi, guardi che oggi il datore di lavoro è fortemente controllato, cioè le dico solamente questo, che l'Ispettorato del Lavoro e l'ASL, per quanto riguarda la testimonianza, la dimostrazione che viene eseguito il protocollo, hanno mandato una circolare in cui dicono che chiedono le fatture. Quindi i controlli saranno fatti così, è una loro comunicazione ufficiale in cui viene detto appunto che l'ufficiale di polizia giudiziaria, che sia un carabiniere, un finanziere, un ispettore ASL, un ispettore dell'ispettorato, cosa fa? Entra, chiede le fatture, quindi tu devi dimostrare di aver comprato le mascherine, di aver fatto l'adeguamento del documento di valutazione di rischi, di aver fatto la formazione sul Covid, la fattura per quanto riguarda la sanificazione. Quindi noi dobbiamo essere, cioè, e quindi le procedure vanno seguite, va misurata la temperatura all'ingresso e come ha detto bene lei, è inutile far entrare un lavoratore sano e però facciamo uscire malato. Guardi, sono pochi gli accorgimenti che vanno seguiti oggi, però vanno seguiti con attenzione. Quindi si può fare.
con questa uscita ottimistica che ci vuole in questi momenti, ringraziamo, è tutto. Giuseppe Criseo, Vaese Press, dal nord a Napoli, arriviamo dappertutto. Grazie. Grazie, grazie, grazie.